Furri atrocius literarius, saluri, beni benius, un altro attovio, a suo sta un mio, Elio Verniani. Saluri, signore Elio, beni benio. Lieto di essere qui con voi e di fare due chiacchiere. Elio Verniani nasce in un paese della Toscana, anche lì però dedicato alle miniere, perché il papà era un tecnico delle miniere, era ingaggiato negli anni 36 dalla Carbonifera Sarda. Arriva in Sardegna, non certamente a Carbonia, perché Carbonia non esisteva, l'11 di febbraio del 37, quindi un anno e mezzo prima della nascita della città. E appunto per questa ragione la nostra abitazione ci venne indicata temporaneamente a Bacquabis, per poi addirittura andare nei mesi di febbraio-marzo sotto Barbusi, che si chiama Capodacquas, una casetta che ancora ricordo con piacere, era a fianco al canale del fiume che c'è lì e sotto oggi la ferrovia, che so che è la stazione anche di Barbusi. Naturalmente siamo arrivati in Sardegna pieni di entusiasmo, perché intanto era una possibilità di lavoro e un lavoro anche ben retribuito a mio padre, che era un semplice capo sorvegliante, però la sua grande esperienza alle miniere fece sì che gli ingegneri che conoscevano, che l'avevano ingaggiato, papà era in effetti un tecnico delle armature in legno, che era una specialità del tempo, ed era naturalmente adibito al servizio di sicurezza, però lui frequentava le miniere per dare naturalmente la sua immagine e la sua professionalità a coloro che dovevano un po' difendere il pericolo delle frane, del cosiddetto. Quindi mi fermo un attimino e riprenderò poi dopo la... Ecco, e uso un quadravo ici su personaggio, gli esti e gli overniani, quando un di lompini in o in carbonia. E veni a Zagattai, oi vuoi ta impai, osa fuè dai, de un udraballo, che e gli overniani ha fatto in gusto su mesi di vassauso, proprio su mesi di vassau, e stetti vince se presentau a subblico, un udraballo d'imprenta, e stetti imprentau un libro, vuoi ta in tre mesi de cosa sa di bivi, un tutto sa vira, c'è stetti a vince se questa passione, vuoi su sport, e poi su calcio in maniera particolare, mi pare, te comprendi? Diciamo che è una passione che mi lega nei due ambiti, soprattutto quello del calcio, la passione sportiva dei ragazzi giovani, che all'età già di 9 anni e 8 anni io giocavo con le squadre giovanili perché non sembra, ma la Carbosarda esiste proprio dal 39 veramente, quando la squadra del calcio era formata da militari, aviazione, marina militare, e attingeva la maggior parte dei suoi calciatori nell'isola di Carloforte, insomma. Infatti si noterà anche dal mio libro, dai nomi, i vari Pellinga, tanti nomi proprio carlofortini che hanno giocato nel Carbonia Calcio. La mia passione è nata in due sensi, ripeto, la passione per il calcio, che l'ho giocata fino a 27 anni, poi ho preso moglie e naturalmente ho smesso. Probabilmente non era il mio mestiere, anche se insomma era abbastanza discreto. Giocavamo nella squadra del Carbonia B, perché allora la Carbosarda meritava piazze importanti, essendo una squadra che militava nella C1 a girone unico, come vuol dire una serie B di oggi, uguale né più né meno. E quindi dunque sa un livello Arturo. Diciamo che la Carbosarda ha portato all'apice, ha conosciuto veramente momenti molto fausti, di grande gloria, e ha portato il calcio alla ribalta. Ancora oggi ormai sono i figli dei minatori, ricordano con simpatia le grandi giocate di questo Carbonia, che poi andando avanti purtroppo il declino del carbone, la miniera, i licenziamenti e così via, perché quando Carbonia era all'apice c'era una presenza di circa 22-23 mila dipendenti della Carbonifera Sarda, quindi era un fenomeno che... Però la crisi del carbone, il cosiddetto full del carbone in Belgio, ci hanno impoverito, perché sembrava che il nostro carbone fosse un po' dannoso, bruciasse le griglie perché era ricco di zolfo e così via. Però non mi soffermo nelle cose tecniche, che non è il mio mestiere, insomma. Bene, uso sul libro che vostei, scusai, ha rimprentato Giampaolo Cirronis, editore. Arremono sul titolo del suo libro? Sì, il libro si intitola proprio Carbosarda,
anni 39, per arrivare agli anni 84, che è finita la mia era calcistica, anche come, finito come presidente del Carbonia Calcio, lasciando la squadra in C2. La passione che mi ha divorato è unita a quella della fotografia, tant'è vero che le fotografie, il 70-80% delle foto che si vedono nel mio libro sono di produzione. Fonti dello Stay. Con la collaborazione naturalmente del simpatico Giampaolo Terronis, che lui ci ha seguito fin dalle prime armi, quando anche lui incominciava a fare il giornalista serio. E naturalmente il supporto anche di un Franco Reina, che ha curato sempre questo. Quindi io ho voluto riportare, rinfrescare un po' la memoria per legare i due momenti che il Carbonia ha avuto, diciamo, il privilegio di essere un po' apprezzata in tutta la penisola. Allora parlo del Carbosarda, serie C2, anni 39, fino agli anni che ha smesso la Carbonifera Sarda, poi è andata avanti con altre piccole società, che poi Elvio Verniani ha rilevato, ho vinto due campionati e siamo tornati in Serie C, che è il calcio che conta veramente. Dunque, questo è stato vincere il Simpigno, quanto traballo non c'è voffio per scrivere questo libro? Diciamo, più che scriverlo, è un libro di fotografie commentate, che c'è tutta la mia vita, dagli anni 39-40, perché io facevo il fotografo ufficiale, ero l'agente della Rizzoli Editore del Calcio allo Stato, quindi mi legava alla mia professione, al piacere di filmare non solo il calcio, allora c'era di moda il ciclismo, la famosa pista che avevamo anche a Carbonia con i grandi campioni del mondo, i campioni d'Italia, insomma, Carbonia ha vissuto un momento veramente. Quindi la passione della fotografia è andata avanti e mi ha portato a fare questo patrimonio di fotografie che sono già anni che girano, anche nei libri del signor Reina in collaborazione con Giampaolo Cirronis, la dicono forte, insomma. Si noterà che nel 60-70% delle fotografie c'è scritto foto Verniani, che non erano state marcate per presunzione, è una passione che avevo e volevo lasciare un'impronta dietro di me, naturalmente. Ormai gli sportivi conoscono tutti quanti, mi ha creato, diciamo anche mi ha regalato l'appellativo, mi chiamavano il presidentissimo, mi sembra anche un superlativo, non me lo sono creato da me, mi è stato affibbiato dagli amici, insomma. Bella intendi questo fedus di un cittadino che stima la Carbonia, a sta maniera desintendi amico di tutti e riconoscenti pure a suo stesso tempo su questa città, di questa gente che ha sempre vivo in Paia Fostei. E il momento su Ruspago bello, su difficili, ma momenti, diciamo, scusate, contesti questo punto. No, diciamo, di famiglia, la perdita. No, ma soprattutto quando tocca questa squadra. Nella mia attività e la squadra, no, sono andato, io ho lasciato un Carbonia alla grande veramente, e ho capito che lì per lì c'erano degli interessi, però qualcuno era convinto di speculare, perché non si può mandare avanti una squadra in Serie C2, perché già allora le squadre di Serie C2 pagavano l'INPS, pagavano dei giocatori, quindi avevamo dei miei giocatori, avevo comprato anche un pulmetto io, mia proprietà, di cui serviva alle piccole trasferte in Sardegna e naturalmente a tutto il vagabondare della squadra, con piacere, ripeto, dispiaceri del calcio, no, assolutamente. Quando poi ho lasciato, ho visto, beh, ma quando si verterà da aver tanta su proprio sull'Unisi, beh, ma diciamo, è talmente piccolo il periodo che abbiamo quasi sempre vinto, sa? Vincere due campionati ed essere sempre stata all'apice della, la gente era contenta, è chiaro, non era una squadra, non era una nazionale, era una squadra modesta, però messa su con uomini veri, perché io ho avuto una squadra di uomini veri, che era un piacere vedere le partite del Carbonia, sì. Giampaolo, che è il vostro redattore capo, vi poi potrà illustrare meglio, perché lui ha seguito tutta la mia carriera quando fu picciocchetto, quando fu biondo. E
quando fu biondo. Quando fu biondo Giampaolo, sono su guardini di una scantata non fai. Ma la praia a me pure fu da insato, ma non, non sei... No, mi ma è importante, è si comprende. Io voglio bene a Carbonia, la città di Carbonia mi ha dato tutto, ripeto, io peccato, sto perdendo tante amicizie perché la mia età, che ormai conto 84 anni e non sono pochi, mi accorgo che dietro di me mi stanno lasciando amici carissimi e quella è una piaga veramente molto grande. Auguro invece alla città che abbia di nuovo, diciamo, una perlomeno un'immagine di quello che è stato sempre Carbonia e che abbiano interesse tutti a riportare questa città ai livelli che gli compete, insomma. Come ti vista la situazione del suo sport mo in, in Carbonia? E patendi come in altro luogo. Devo dire la verità, io ultimamente ho seguito, e mi dispiace questo qui, però sono un passionale, le cose o le faccio o non le faccio, quindi quando smetti e diventa automatico anche il tuo interesse. Non vedo una grande situazione attuale, però mi hanno detto che quest'anno è in mano a delle persone che possono fare veramente qualcosa, mi auguro che il futuro sia roseo e pieno di soddisfazioni per gli sportivi. Da puntendio prima fu edendi, proprio nel primo battuta da questa intervista, fu dato dei giovani, sono stato i vostri e adesso praggio a varrai con i giovani, a i giovani su crescendi. Quanto è importante questo, vince per una cittadina, coltivare su sport voi giovani? Noi abbiamo il vanto di, nelle squadre nostre che hanno vinto e rivinto così via, avevamo molti giocatori locali, locali ragazzi che sono emersi veramente a livello nazionale, insomma, quindi non è che vivevamo solo del continentale o preso, diciamo che 5 giocatori su 11, 12 che andavano in campo tutte le domeniche erano sardi nostri, proprio produzione locale. Produzione locale. Potrei ricordare con i nomi, però ormai il mio libro la dice lunga. Il mio libro non è un fatto da un presuntuoso come qualcuno potrebbe pensare e non per neanche la voglia di apparire. Io credo che sia invece importante sfogliarlo quel libro che tutti ne... è appagante, appagante perché ritrovano quei momenti felici che il calcio ha dato a questa città. Carbonia è una città meravigliosa. Peccato che ci siamo impoveriti all'improvviso, non certamente per le nostre forze, perché ha sempre avuto Carbonia una squadra di persone emergenti, proprio di, era bello vedere piccoli imprenditori, però ultimamente le cose si vede che non hanno baciato la fortuna di noi imprenditori sardi, insomma. E dunque questa cosa non andrà a un'altra cosa. Noi, secondo me, sono andato a pigare questo libro. Questo è un viaggio tra la memoria sportiva, soprattutto calcistica, della città di Carbonia. Elio Verniani è su pilota di questo viaggio. Si guiderà tra le fotografie, tra le frasi, tra le asute di ogni ritratto già ieri scritto. Questo è un viaggio tra la memoria. A ricordare, però, fai bene, è una consigna. Chi va a sa città di De Carbonia, non scaresciamo su nulla, ma poi non è scelto questione di noi scaresci, ma di su chi sceo, di su chi arremonao, su voleo su vincere del Rai a partire. Di su resto, su chi è nendi sì, fuedo su chi ha scappendi, questo mangiano noi, funti, ma che è già il nostro. Tenuto tempo su chi fura, che non c'è pruso, ma vincere con si speranza che certe cose si possano tradurre. Mi pare che comprendi questo puro. Questo è l'augurio che faccio a tutti quanti, ai giovani sportivi, perché Carbonia merita. Volevo ritornare un attimo anche sul libro. Il libro è molto significativo perché sono presente spesso anch'io, però effettivamente, siccome ho dichiarato Carbosarda, dalla Carbosarda alla Polisportiva Carbonia, dico io c'ero, perché io c'ero veramente, ma non a fare la comparsa. Ci sono stato come attore, ho giocato tutte le categorie del Carbonia, ho giocato nel Carbonia B, insomma, che era un piacere. Però in modo particolare il libro porta anche in evidenza tutti i calciatori che sono, tutti coloro che hanno vestito la maglia del Carbonia Calcio, sia come Carbosarda, Carbonia Calcio, di qualsiasi presidenza, io le ho rimessi, ci sono tutti nel libro, tutti. Nessuno potrà dire... Io ho giocato nel Carbonia e nell'Ani e così via e non è apparsa la mia fotografia. Di Esti.
ci sono di tutte, grazie alla collaborazione anche, ripeto, con Franco Reina, di cui ho avuto modo di ringraziare la mia presentazione, e Giampaolo Cirroni, perché oggi è diventato un cervello, diciamo che è memoria storica. Quando si parla del calcio a Carbonia, lui incomincia a rappresentare la mente storica della, non come la mia esperienza della del vecchio, però delle cose giovani e così via. Voglio anche dire che il libro è nato esattamente 2 mesi fa, se sì, dico bene, 2 mesi fa, fine dicembre e così via. È stato stampato per il momento in 600 copie e ha avuto un successo abbastanza clamoroso, perché non abbiamo fatto nulla per diffonderlo all'esterno della nostra città. E attualmente sono state vendute più di 300 copie, quindi vuol dire che... E sta andando bene. È andando bene. In modo particolare devo dire grazie a 2 o 3 sportivi che me l'hanno richiesto, uno dall'Olanda, uno dalla Svizzera e uno dalla Germania. E avrei voluto leggervi cosa mi hanno scritto per dirmi grazie di quello che hanno ricevuto, che hanno proprio goduto e beato a sfogliare il libro con piacere. Questo anche i ragazzi che hanno giocato nel Carbonia, che incontro, i miei ex calciatori, tutti, che ancora mi ringraziano e mi dicono che sono soddisfatti di quello che hanno letto. A Remonausu, De Elio Verniani, titolo? Elio Verniani purtroppo il titolo non ce l'ha. No, è sul libro. Ah, il libro. A Remonausu o Guinness Ascurtera? Visto che mi ha chiamato il titolo, diciamo importante. Elio Verniani ha commesso l'errore che non aveva passione per gli studi, perché ha fatto solo la terza avviamento. Se avessi perso più tempo nel dedicarmi allo studio, invece che fare del commercio da 12 anni che avevo io, oggi sarei stato sicuramente un altro personaggio, però non mi pento mai di quello che faccio nella mia vita. Ahi c'è, sta bella fa, mai a sentire su cosa ho fatto. Remonau, su Vogini, poi amico su De Furri, Adrogio, su Literario, su Libro, chi è uso presenta voi, autori esti Elio Verniani, titolo vecesi de su Libro esti dalla... Dalla Carbosarda alla Polisportiva Carbonia, fino, ossia dagli anni 39, quando nasce realmente la società carbonifera sarda, all'84, che riguarda la conclusione della mia carriera sia da calciatore che da fotografo che naturalmente da presidente. Devo a Sasarda, ecco, a Tottus, ringraziare Mera di Aderus. Carbonia mi ha dato molto, quindi devo a tutti voi e mi auguro che anche voi con piacere sfogliate il libro per incontrarvi un giorno e darci una stretta di mano. Grazie per quello che fate, soprattutto grazie al simpatico... come possiamo dire, il mio intervistatore che parla un sardo perfetto, mi avrebbe fatto piacere, però la mia cultura sulla lingua sarda non è molto approfondita. Ho fatto il cacciatore, il vagabondo, però mi limitavo solo a sopravvivere con la... Grazie a tutti, è stato un piacere grandissimo. Grazie a Fostei e gli Overniani e grazie a Isamigus de Furri Adrogio su Literario, su che ho i buru, anzi si chiusa trasmissioni. Avrai con i programmi di Canale 40 e chi si va preso è Nosu, ci si do rosa a togliai grassi. Adiosu. Adiosu, buona serata a tutti. Forza Carbonia, dai, diciamolo. Custo ci deceri, forza Carbonia. Forti, forti, i sombrelloni si porendi di si a porto botti, s'arrezze mai se maricando che tu, gli attesi sombrelloni si porendi di si a su botti.